Il primo progetto è un progetto che si chiama Blue Schools, è un progetto promosso dall'Unione Europea e dall'UNESCO, dalla Commissione Intergovernativa Oceanografica, ed è un progetto che cerca di costruire una rete di scuole a livello europeo che introdurranno nel loro curriculum la consapevolezza dell'importanza del mare e dell'oceano. E poi dedicheremo la seconda parte della mattinata a premiare due scuole napoletane, la Salvo d'Acquisto e la Ferdinando Russo, che sono state vincitrici di un progetto, di un premio, Oceano Pour Tout, che è stato realizzato dall'Istituto Oceanografico di Monaco e di Monte Carlo. In occasione della Giornata Nazionale del Mare dell'11 aprile, il Comune di Napoli presenta Blue Schools, un programma dell'Unione Europea per le giovani generazioni, in particolare nelle scuole, per approfondire l'influenza reciproca tra società e oceano e la biodiversità marina. Illustreremo ai ragazzi nella giornata odierna alcune attività che stiamo svolgendo per il mare e poi il vero livello operativo per cui oggi mostriamo quello che facciamo è quello dei nostri monitoraggi, dei nostri controlli. Noi abbiamo una flotta di 7 imbarcazioni a cui si aggiunge un battello oceanografico e in base a quello che ci indica la normativa e quelle che sono le priorità di tutela dell'ambiente andiamo a misurare i parametri chimici, i parametri biologici del mare sia per la tutela degli ecosistemi ma anche per la tutela della salute. Parliamo di balneazione, proprio il prossimo lunedì inizieremo la nuova stagione. L'anno scorso abbiamo fatto su più di 300 punti, oltre 3.000 analisi. Gli esiti sono abbastanza favorevoli perché abbiamo il 97% di coste balneabili. Sicuramente attraverso delle azioni di protezione, di pulizia delle spiagge, ma anche risparmio dell'acqua, di consapevolezza di quelli che sono i fattori inquinanti, quindi tutta una serie di azioni che sono azioni che poi portano le giovani generazioni a diventare poi delle sentinelle della pulizia e della tutela del mare. Noi abbiamo avuto in regalo dalla natura un mare stupendo e dovremmo ridarlo a questa generazione, alle prossime, nello stesso stato, che è appunto il concetto di sviluppo sostenibile. Peraltro poi il mare della costa napoletana è buono, in gran parte quello che è segnato qui come azzurro è classificato come eccellente, cioè il massimo livello possibile di bontà, di qualità del mare. Il tratto in verde è buono, quindi come si vede una grandissima parte è il massimo livello possibile in Italia, quindi abbiamo anche un buono stato, abbiamo un parco naturale anche archeologico della Gaiola, abbiamo incredibilmente un banco molto bello sottomarino a San Giovanni a Teduccio, dove tutti ritengono sia un grande inquinamento, ma in realtà c'è anche un banco. Lo sforzo si sta facendo per aprire più spiagge ai cittadini, spiagge pubbliche, uno sforzo anche per vedere se riusciamo a iniziare a mettere qualche pedana a via Caracciolo, ma sempre pubblica per i cittadini, assolutamente in maniera gratuita, e disinquinare Bagnoli, dove il problema non è il mare ma il fondo. Ma su questo sta lavorando il commissario di governo, il sindaco Manfredi, ma come commissario di governo, mentre noi come giunta e io come assessore alla tutela del mare sto lavorando molto per disinquinare San Giovanni a Teduccio, che da industria dismessa può diventare un luogo turistico per i napoletani e non napoletani molto importante, molto significativo. Insomma, si può conquistare un tratto di costa molto importante alla balneabilità.